Salve, sono Filippo Saporito, ristorante La Leggenda dei Frati, Castellina e Chianti. Oggi prepareremo un dessert molto fresco che sicuramente piacerà a voi e ai vostri ospiti, a base di fragole. In questo caso useremo delle fragole fresche per fare una specie di zuppetta. Sì che abbiamo bisogno dei nostri ingredienti delle fragole, abbondanti perché dovremo fare due cose con le fragole. Una salsa, e qua ci servirà lo zucchero a velo, e invece una zuppa completamente con le fragole fresche. Insieme alle fragole ci servirà della vodka, del succo di limone, dello zucchero e per finire un sorbetto al limone che vi consiglio di comprare direttamente dal vostro gelataio di fiducia. Andiamo dunque a vedere la preparazione del piatto. La prima cosa da fare è preparare il succo di fragole. Per preparare il succo di fragole laviamo bene con l'aiuto di acqua mescolata del vino bianco alle fragole. Gli togliamo la parte verde, le tagliamo a pezzettoni e le mettiamo in un contenitore a bagnomaria unendo un paio di cucchiai di zucchero a velo. Copriamo con della pellicola e lasciamo a cuocere piano piano a fuoco molto basso questo bagnomaria per almeno un'ora. Alla fine vi ritroverete, come potete vedere da queste immagini, con questo succo molto intenso e molto lucido di fragole. Nel frattempo prepariamo la nostra granita, una granita con qualche goccia di vodka. Anche in questo caso prendiamo le nostre fragole, le centrifughiamo, tiriamo fuori il succo e lo mescoliamo con gli altri ingredienti che vedete qua davanti, sicché lo zucchero, il succo di limone, qualche goccia di vodka, dell'acqua gassata per renderla più facilmente ghiacciabile, e mescoliamo tutto e posiamo in un contenitore che verrà posizionato al centro del vostro congelatore. Cominciamo a costruire il nostro piatto, sicché prendiamo un piatto fondo, perché pur sempre una zuppetta è, laviamo il restante delle nostre fragole, lo fondiamo con un po' di zucchero e ci mettiamo qualche fogliolina di menta che rinfresca tutto. Queste fragole le mettiamo al centro del piatto e ci coliamo dall'alto la nostra salsa di fragole precedentemente fatta. Lasciamo insaporire qualche secondo. A un certo punto, al momento che i vostri ospiti saranno pronti, metteremo una pallina di sorbetto al limone all'interno e prenderemo la nostra granita che verrà grattata a una forchetta accompagnata al centro del piatto. Per decorare, se avete una cialda, aggiustatela pure, se no un bel biscotto fiorentino come in questo caso farà da perfetto accompagnamento alla nostra zuppetta. Buon appetito!